Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video degli acquisti naturali del mese in collaborazione con i piccoli canali Power. Come al solito saluto Gian Giuseppe, Rossella, Daniela, Giulia, Giulio e Marina. Mi sembra averli detti tutti. Comunque giù nell'info box trovate i link dei vari canali che partecipano a questa collaborazione. Come sempre vi invito ad andare a trovare e iscrivervi anche tutti gli altri membri del gruppo e ad iscrivervi anche al mio canale se ancora non l'avete fatto. Parto con gli acquisti del periodo e parto con il reparto beauty, pochi acquisti ma secondo me buoni. Allora, ho acquistato l'erboristeria del marchio Biosline certificato EcoCert la calendula pomata eudermica con olio di mandorle dolci bio ad azione emoliente, olio liscio di calendula, burro di karité, gel di succo di aloe e bisabololo. La crema in questione è questa. Allora, secondo me avere una crema alla calendula come una crema all'arnica è sempre utile tenerle in casa perché servono sempre. Questa qua in particolare l'ho acquistata per la gattina, aveva un piccolo taglietto e il veterinario mi ha detto di prendere una crema alla calendula. Sono andata in erboristeria, mi hanno dato questo, mi hanno detto la può anche leccare, insomma se la lecca non succede niente, e quindi ho preso questa. Gliel'ho messa una volta, forse due, è guarita del tutto, quindi ottima. Io ancora per me non l'ho utilizzata perché in questo momento non ne ho bisogno. Comunque non costava neanche tanto e appunto sono quelle creme utilissime da tenere in casa, un po' come i medicinali base tipo Oki, Tachipirina e così. Queste creme sono utili, servono a tantissime cose e quindi ve la consiglio. In più a un piccolo prezzo e ne basta poca. Un prodotto che non è bio ma ha un buon inci è il detergente intimo di questo marchio qua del DM, Jessa, non so come si pronuncia. Questo è con estratto di camomilla ed acido lattico. Questo e ad alcuni prodotti ve li ho mostrati in due video di acquisti. Uno è già online, uno andrà online un po' più avanti, comunque vi lascio il link dei due video. Non l'ho ancora utilizzato, però costa 1,90€, mi sembra, 300 ml, l'inci è buono, quindi ho voluto prenderlo. Sempre al DM ho acquistato questo lip balm in edizione limitata di Alverde, questo è con estratto di zenzero bio e acqua di bambù bio. L'avevo notato veramente all'ultimo e secondo me era già da un po' che era uscita questa linea, all'inizio non l'avevo vista, l'ho visto e ho voluto prenderlo. Il balsamo sempre di Alverde alla calendula è il mio preferito in assoluto. Quegli altri in edizione limitata in genere non mi sono piaciuti granché, però è anche vero che costava pochissimo, il pack è molto bello, ho detto va bene dai proviamolo e quindi ho voluto acquistarlo, ma per il momento ancora non l'ho aperto perché ne sto finendo due e quindi stavo aspettando di finire quei due che ho in uso. Per quanto riguarda la Lidl, anche se in realtà questo prodotto l'ho acquistato all'Ecom, ma comunque si trova anche alla Lidl, ho acquistato questo sapone liquido di pH bio alla lavanda, ha una buonissima profumazione, è un mix tra marsiglia e lavanda, costa pochissimo, certificato IAB, sono mi sembra 500 ml, esatto. Questi saponi sono molto buoni, è un brand low cost che fa dei buoni prodotti e quindi anche questo ve lo straconsiglio. Poi ho preso alla Lidl questo spray che ha buon inci, è un'acqua solare rinfrescante con cocco, 500 ml, pagato pochissimo. Questo tipo di prodotto io lo utilizzo al mare per andarmi a rinfrescare, io il bagno lo faccio poco in genere perché ho sempre freddo. Però questo tipo di prodotto ovviamente messo sopra una protezione solare è quella cosa che mi salva la giornata durante il mare, quindi me lo vado a spruzzare in continuazione sul viso e corpo. Proverò e vedremo com'è questo prodotto. Per adesso sono andata al mare una volta e quella volta che sono andata ancora non l'avevo acquistato, quindi per il momento non l'ho provato, ma vi farò sapere. Passando invece alle cose per la casa, ho acquistato questo sapone per i piatti ecodetergente Chantecler della linea Vert, 100% di attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili, ipoallergenico, metal tested, formula sgrassante, limone e basilico. Come vedete lo sto utilizzando da un po', è
era il sapone per i piatti che costava meno in assoluto antichità. L'ho acquistato solo per avere una boccetta un pochino più piccola da tenere nell'acquaio in cucina e poi andarla a riempire con le varie ricariche nel tempo. Devo dire che è molto buono, la profumazione è molto gradevole, è un prodotto delicato, fa schiuma, lava bene, sgrassa bene, veramente buono. L'unica cosa è che è parecchio liquido e quindi tende a far fuoriuscire un po' troppo prodotto, però per il resto è un buon detersivo e ve lo consiglio. Poi dei finish, ho acquistato il brillantante della linea 0%, anche qua non è un prodotto naturale e biologico, però diciamo che rispetto agli altri brillantanti magari questo inquina un pochino meno. Quello di Winnis, di brillantante, anni fa all'inizio insomma lo utilizzavo, mi piaceva, adesso non mi piace più perché non so, forse è cambiata l'acqua che è molto più dura, ma non riesce a... a fare il suo lavoro, tiro fuori le pentole e i bicchieri che sono piene di goccioline di calcare e è una cosa bruttissima, soprattutto nelle padelle che sono nere. Questo qua invece mi sta piacendo un sacco, questo è senza profumo, coloranti e conservanti nocivi per l'ambiente e è ottimo, è veramente un ottimo prodotto. Le stoviglie vengono belle brillanti, pulite, lucide, appunto senza residui di calcare, quindi mi sta piacendo, non costa tantissimo e ho voluto appunto provare questo. Poi ho acquistato il sapone all'olio di cocco alga ecologico per bucato a mano in lavatrice. Questo è un sapone un po' gelatinoso che utilizzava mia nonna, insomma si utilizzava a casa anni fa. Poi niente, non l'abbiamo più comprato, mi ero scordata dell'esistenza di questo prodotto fino a quando il signor GG nello scorso video degli acquisti naturali l'ha mostrato e mi è venuto in mente che appunto lo utilizzavo, quindi l'ho acquistato antichità, pagato 99 centesimi, è un buon sapone, si può utilizzare in lavatrice, si può sciogliere o mettere a pezzi nel cestello, si può utilizzare per il bucato a mano, per fare magari un risciacquo veloce a mano, ecco, per dare una rinfrescata ai vestiti. Non l'ho ancora utilizzato perché volevo farvelo vedere intero, comunque il prodotto è questo, lo conosco di già e mi piace e ve lo consiglio. Infine due prodotti mangerecci. Allora, il primo acquistato al DM è questo qua e sono praticamente mini pretzel a base di farro da agricoltura biologica. Pagati pochissimo, veramente poco, ma non so se mi sono piaciuti. Allora, intanto non aveva chicchini di sale. Però non so se questo vuol dire senza sale, scritto in tedesco, quindi non ne ho idea. In ogni caso, non avevano chicchine di sale, che è la cosa che a me piace tantissimo in questi tipi di salatini, chiamiamoli così. E poi erano strani perché avevano un sapore strambo all'inizio, non saprei descrivervelo, poi però nel senso il primo faceva schifo, il secondo era più buono, il terzo dava dipendenza e poi niente, ho sgonfiato tutta la busta, però non vi so dire se mi sono piaciuti o no, sono stata un'incognita, sicuramente non li andrò a riacquistare, però se li volete provare per il prezzo che hanno, sono, cioè si mangiano, ecco, però ho provato di meglio. Ed infine al Conad ho acquistato questi succhi di frutta, succo e polpa di albicocca biologico, che ovviamente ho già finito, sono questi qua, mi piacciono molto questi succhi di frutta, non costano tanto, io acquisto anche il cartone grande, però in questo caso volevo portarmeli in giro, quindi ho preso i tre succhini, ecco, mi piacciono, è della linea Verso Natura Conad, che ormai insomma se seguite i video di questo gruppo saprete benissimo che io, il signor GG, insomma un po' tutti siamo fissati con questa linea del Conad. Conad, ti prego, sponsorizzaci. Quindi niente, ve li consiglio, sono buoni, costano poco, ci sono cartoni grandi, cartoncini piccoli, è una linea che comunque a me piace, quindi vi consiglio. Bene, questi erano gli acquisti naturali dell'ultimo mese. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!